È un pomeriggio d'agosto e ci troviamo nel centro di Firenze, a passeggio tra Piazza della Signoria e Ponte Vecchio. La musica dei buskers si confonde con le voci dei turisti che organizzano improvvisati set fotografici. In mezzo a questo mix di suoni e profumi, di gente in vacanza, questa spensierata umanità, come in un concerto rock, filma e fotografa lo spettacolo più bello del mondo. Centinaia di cellulari alzati immortalano quello che sembra un evento irripetibile, il tramonto. Ma c'è qualcosa che rende ancora più magica questa scena. Nel fiume Arno, quattro barchetti solcano le acque con piccoli gruppi di cittadini e turisti a bordo, che da questo punto della città godono di un silenzio surreale, interrotto solo dai racconti del renaiolo di turno, dal rumore della stanga usata per spingere l'imbarcazione o dalla voce di qualche bambino che dalla riva o dai ponti, Ponte Vecchio o Santa Trinita, saluta a due mani i naviganti. Proprio dei renaioli stiamo parlando. L'estate fiorentina ha un protagonista d'eccellenza grazie al lavoro dell'associazione culturale I Renaioli, il fiume Arno. Grazie alle loro competenze di recupero dei barchetti, al loro restauro e all'attività di numerose gite al giorno con gruppi di cittadini e turisti dalla durata di circa 45 minuti, i renaioli sono diventati nuovamente protagonisti della vita cittadina. Incontriamo Paolo Bruni che ci racconta non solo come è nata l'associazione e come sono state restaurate e vengono mantenute le imbarcazioni usate nei secoli per recuperare l'arena o sabbia dal fiume, servita poi per costruire la città, ma anche numerosi segreti di Firenze vista dall'elemento geografico che l'ha vista nascere, il fiume Arno. Questa è una barca di più di 100 anni fa, degli inizi, primi 10 del Novecento. Una barca nata da renaioli, cioè per cavare l'arena dal fondo dell'Arno. Con l'arena d'Arno, durante i secoli, già in epoca medievale ma anche prima, è stata costruita tutta Firenze. Quindi un lavoro importante, un lavoro umile di grande fatica che nei secoli ha permesso l'edificazione di tutta la città. Questo è un mestiere però che è sparito con la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale non c'era più la possibilità di guadagnarsi la pagnotta con questo mestiere, perché con le draghe facevano il lavoro di 10 renaioli. Quindi piano piano i renaioli sono spariti e le barche poi sono definitivamente scomparse con l'alluvione del 1966. Se ne sono portate via tutte, anche questa è stata ritrovata sott'acqua, e l'associazione culturale I Renaioli è nata proprio nel 95 per salvare le ultime barche rimaste, barche comunque alluvionate, ce n'era rimaste solo una decina. Le abbiamo riportate a navigare in Arno, naturalmente non più a scopo quello che era lo scopo originale, cavare l'arena, ma per portare turisti, fare attività teatrale, musicale. La prospettiva dell'architettura cittadina sembra ancora più impressionante vista dal barchetto. Uscendo da sotto Ponte Vecchio compaiono e sembrano muoversi gli edifici del centro come in un libro 3D, creando un effetto ottico emozionante arricchito dall'illuminazione sia artificiale che del tramonto con i suoi toni soffusi e violacei. Il renaiolo spinge la barca con soltanto la sua forza e con le gambe porta il timone, tracciando una rotta di navigazione, aneddoti e bellezza in acqua. Lui a questo punto non può fare a meno del fiume, alla pari del suo barchetto, che grazie alla presenza della stoppa nella sua costruzione necessita dell'umidità per garantire la tenuta stagna. Dopo il 4 novembre del 1966 la popolazione fiorentina si è proprio completamente disamorata al proprio fiume. E quando noi siamo tornati in questa zona ad Arno, nel centro cittadino, nel 1995, qualcuno pensava che si fosse dei gondolieri. Ora piano piano hanno ripreso interesse la popolazione proprio fiorentina a questo tipo di navigazione, a questa antica tradizione che è rimasta nel ricordo dei più anziani e che quindi noi abbiamo riproposto anche ai giovani, e francamente viene molto apprezzata, anzi direi di più, che è più apprezzata dai fiorentini che non dagli stranieri, perché il fiorentino ha il piacere
di una scoperta della propria città, una riscoperta della propria città da un'angolatura diversa, da una prospettiva tutta diversa, dal basso verso l'alto, con prospettive molto più ampie rispetto alle nostre strade normalmente abbastanza strette e affollate, in una condizione anche tranquilla, silenziosa, con un po' di natura intorno, con degli uccelli acquatici che non mancano mai in Arno. Insomma, è una riscoperta veramente della città e noi siamo orgogliosi di aver riportato queste barche in Arno e di aver ridato ai fiorentini l'opportunità di navigare nuovamente il proprio centro storico su delle barche tradizionali, addirittura storiche, di più di 100 anni fa. Io credo che questa sia una cosa impagabile, ecco. Le gite in barchetto si prenotano tramite il sito renaioli.it e si possono fare da maggio a settembre in qualsiasi momento della giornata per avere un'esperienza che davvero non ha eguali in città.